Jacques-Louis David, pittore francese di ritratti e quadri di soggetto storico, fu il più grande artista neoclassico e uno dei più influenti sull'arte europea dell'epoca. Iniziò la sua carriera nello studio del pittore Pion a partire dal 1776 e nello stesso anno diventò studente dell'Accademia Reale. Nel 1774 vinse al quinto tentativo il Prix de Rome e negli anni successivi andò in Italia, dove rimase fino al 1780. Durante questo periodo abbandonò lo stile rococò e ne elaborò uno proprio, eroico, derivato dalle statue antiche e dall'ammirazione che David nutriva nei confronti di Raffaello e Poussin. Dopo il ritorno a Parigi diventò il pittore del momento, non solo per la maestosità e dignità delle sue opere, ma anche per la sua serietà morale, in sintonia con lo spirito del tempo. Lo stile rococò era associato all'aristocrazia, alla famiglia reale, alla frivolezza della corte, in quegli anni decisamente impopolari in Francia. Al contrario, i dipinti austeri e neoclassici di David erano visti come l'espressione di un cambiamento. Il giuramento degli Orazzi è considerato il manifesto del neoclassicismo francese, di cui David rappresenta il massimo esponente. Il pittore vedeva nel recupero del mondo antico la chiave per ristabilire modelli di virtù, giustizia e bellezza in una Francia che, alla fine del Settecento, stava attraversando un periodo di profonda crisi. Dopo la rivoluzione del 1789, David fu coinvolto attivamente dalla politica e usò la sua arte direttamente come propaganda. Realizzò progetti per manifestazioni rivoluzionarie e tra i suoi quadri dell'epoca dipinse le immagini di tre martiri della rivoluzione: la morte di Le Pelletier, andato distrutto, la morte di Marat e il non finito, la morte di Barras. Dopo la caduta di Robespierre, David venne incarcerato per averlo sostenuto e per poco scampò alla ghigliottina. Fu rilasciato per intercessione della moglie, che aveva divorziato da lui proprio a causa delle simpatie rivoluzionarie del marito. Nel frattempo Napoleone aveva riportato l'ordine in Francia e David ripose in lui la propria fiducia e divenne uno dei principali artisti che rappresentarono la sua vita e ne plasmarono la leggenda. In cambio Napoleone lo ricoprì di onori, tra cui nel 1804 la carica di primo pittore. Le commissioni di Napoleone a David comprendono ritratti e un progetto per una serie di quattro dipinti imponenti sulla sua vita, di cui solo due sono stati realizzati: l'incoronazione di Napoleone e la presentazione dello stendardo con l'aquila. Dopo l'ultima sconfitta di Napoleone nel 1815, David, fedele sostenitore dell'impero, lasciò la Francia e si trasferì a Bruxelles nel 1816. Aveva quasi 70 anni e si spense pochi anni dopo, nel 1825. Il governo francese rifiutò la sua salma, che venne sepolta a Bruxelles. Solo il cuore si trova a Parigi, nel cimitero Père Lachaise, accanto alla moglie. Grande pittore di storia, notevole ritrattista, ha un posto fondamentale nell'evoluzione della pittura del XIX secolo, che non si spiegherebbe senza le profonde risonanze della sua arte e le reazioni che essa provocò. David ebbe numerosi allievi che sostenne sempre e forse fu l'ultimo pittore ad avere un così grande seguito. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!